C'è una frase bellissima del Vangelo che dice: ama il prossimo tuo come te stesso. E dietro quella frase tutti siamo concentrati sull'amore al prossimo, ma dice che tu puoi amare il prossimo tuo a patto che ami te stesso, no? E amare se stesso, anche qui, non è una tecnica, anche questa è un'arte, cioè accogliere se stessi, lasciarsi amare, è più importante di amare. Perché magari noi siamo capacissimi di amare e facciamo tanto esternamente, ma non ci lasciamo amare. E questo allora ci fa ammalare, perché ci rende capaci di bene, ma noi ci escludiamo da quel bene. E il bene che facciamo non ci rende felici, rende felici, ma non ci rende felici. L'amore sano è sempre un circuito tra queste cose, cioè quello che noi a volte dimentichiamo è che l'amore a sé è alla base di tutto. È quella, guardate che se una persona non è sanamente egoista, è un problema serio. Lo dico sul serio. Le persone che sono completamente verso il prossimo è perché hanno bisogno del prossimo per non fare i conti con se stessi. È meglio dire, se uno non si lascia amare, non può nemmeno sanamente amare. Perché guardate che noi siamo degli esseri imitativi. Possiamo dare agli altri solo quello che abbiamo vissuto. Non possiamo trasmettere esperienze che non abbiamo vissuto. Perché io dico, il cristianesimo sembra l'imperativo dell'amore, ama. Ma guardate che il cristianesimo non è innanzitutto ama, è lasciati amare, perché Dio ci precede nell'amore, questo qualifica il nostro amore, altrimenti l'amore è un comandamento, e ce n'abbiamo già un sacco di comandamenti.